cambiato la situazione. La parola a Rocco Berardo della lista Bonino Pannella. Guardi, mi permetta di dire su Rieti alcune cose che riguardano numeri del carcere di Rieti. Parlo del carcere di Rieti per parlare del carcere in Italia e della giustizia in Italia. Allora, questo che vedete è il numero di detenuti nel carcere di Rieti, 180 detenuti in 120 posti, ma non è diverso da quello che avviene nel Lazio, 6.800 detenuti in 4.800 posti, e questo è il numero dei detenuti italiani, 66.000 in 45.000 posti. Ogni 100 posti ci stanno in Italia 150 detenuti. È questa la condizione della giustizia, che è una parte vissuta nel carcere, ma l'altra parte è vissuta dai cittadini. 5.200.000 procedimenti penali pendenti e altrettanti civili. Tantissimi sanno che si inizia un processo civile e non si sa quando finisce, quindi forse è meglio non iniziarlo. Peggio va per il penale, dove c'è un'amnistia di fatto con 180.000 processi che vengono prescritti ogni anno, un'amnistia di classe. È per questo che l'Italia è, sì, ormai da anni, sono 50 anni che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per 2.121 volte l'ha condannata. Io chiudo dicendo, sì, e ringraziandovi per questo tempo, che c'è la marcia di Pasqua a Roma per l'amnistia, la giustizia e la libertà, che il Partito Radicale insieme alle associazioni cattoliche, Antigone, Zummazzi, tutti quanti, ci ritroveremo per la marcia di Pasqua a Roma per l'amnistia, la giustizia e la libertà. Grazie. Grazie a Rocco Berardo della lista Bonino Pannella per questo appello. Paolo Tigli, Rieti.